Salve a tutti ragazzi, oggi siamo su Black Ops 3, io sono FabLinker96. Andremo a continuare la storia. Dove sono? Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Eh sì, mi hanno cavato il corpo ormai. Chi sei? Sono io, Taylor. Forse è ora che ti svegli, non trovi? Bene, Perfetto, allora. Svolta la Ah, è mobilità vero che avanzata. eravamo arrivati Ci fin vuole un qua. po' per prendere la mano. Sì, devo fare Migliorerai col tipo tempo. sta cosa qua. Provaci pure. Ho scommesso su di te. Non male, recluta. Non male. La modalità tattica evidenzia razzi, granate e altre minacce in arrivo. Qualcosa lampeggia in rosso? Scappa. Tattica. Ah, fa vedere in giro, vero? Adesso non muore mai. E muori. No, sono morto. No, sono morto nel tutorial praticamente. Ottimo. La modalità tattica evidenzia Andavo molto a cazzum. Ecco, ho giocato da poco a Destiny, allora Destiny è molto più veloce come gioco. Qua è molto più concentrato. Ok. Ok. Madonna, colpisco pure da tipo un chilometro di tiro al riparo. Vedi gli indicatori rossi e gialli? Sono le zone pericolose. Quelle là, meglio stare alla larga. Ci sono rinforzi al camion. Cazzo. Cosa fanno i nemici? È molto utile questa modalità qui, perché ti dice dove esplodere anche la bomba, il raggio di bomba, cioè ci sta. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti, anche attraverso le coperture. Ok. Va avanti. Occhio alle munizioni. Rifornisciti se necessario. No, non voglio morire.
Perfetto. Perché non perfora il legno? Niente. Non perforava il legno. La DNA non aiuta solo a comunicare tra noi. Ci permette di interagire con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Invece i robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pam! Addio cervello. Minchia, addirittura. Ma questi... sono... cos'è? Un drone? Avanti. Prova a violare. Scopriremo che c'è oltre questo muro. Ah, qui. Facilissimo, no? Da quelle parti deve esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Ah, ma che figata, dai. Ci sta. Vuoi vedere una cosa grandiosa? Distruggi quelle vasche. Sei fuori di testa. Che figata. Ricorda di studiare la pianta. Può darti molto vantaggio, ma può anche uccidere. Niente, non sono riuscito a colpirlo per bene. È figa sta cosa, comunque mi piace un casino. Boom! No, non è morto. Eccolo, fai saltare il generatore così possiamo entrare. Non ci mette. Temo che l'impulso EMP del generatore abbia fritto il tuo drone. Forza, andiamo! Quindi ora possiamo entrare, è tipo una cosa tipo hacker, diciamo, una roba del genere. Ci sta, dai. Rifornisciti ogni volta che vedi una cassa di munizioni. Va meglio bene. Non ritrovarsi a combattere senza proiettili. Beh, andiamo di coltellino tattico e via. Non che sia comodo, ma fai diverso. Bersagli, secondo livello. Se ti piace combattere con stile, usa violazione remota con quelle. Ah, sono morto così. Bersagli, secondo livello. Se ti piace combattere con stile, usa violazione remota su quelle torrette. Figata, puoi vedere anche le torrette nemiche. Ci sta. Sfrutta l'ambiente, distruggi quelle vasche. Puoi usare le cyber abilità quando vuoi. Devi lasciarle ricaricare. Tieni d'occhio l'interfaccia. Non è facilissimo, Oh, non muori mica.
Basta. Ok, a posto. Allora si autodistruggono automaticamente. Quindi alla fine dei conti le rendi quasi inutilizzabili. Ci sta, ci sta. È una bella aggiunta la campagna questa. Carina. Niente di speciale, ma... ma va bene così, dai. Il covo dei terroristi è più avanti. Una volta dentro, interfacciati con il terminale centrale. Scarica più dati che puoi. Va tutto bene. Ferma un po'. Respira e dimmi cos'è successo. Ero in Etiopia. I robot. Ho rivissuto tutto. Che mi sta succedendo? Cazzo. I tuoi sensi fanno riemergere ricordi vividi. Rievocare suoni, immagini, parole di canzoni. Pensare a cose a cui non pensavi da anni. La DNI rende tutto più intenso. Piccole interferenze nelle ottiche, rumori di fondo. Cose che accadono. Il dottore può sistemare tutto. Dobbiamo solo ricalibrare i tuoi farmaci. Fidati. Starai bene. E adesso? Adesso interfacciati con quel terminale. Dopodiché potrai estrarre ed elaborare le informazioni in un batter d'occhio. Ok. Avevano un infiltrato alla quale scesi. Grazie a lui avevano tutto il necessario per superare la sicurezza del treno. Quegli svizzeri ci hanno messo 6 ore a scoprire questa informazione. Risultato? Il treno fa boom. A te sono bastati 6 minuti. Sarebbero stati 5, se non avesse dato di matto quando ha visto quei robot. Bene, e adesso? Ora troviamo quel bastardo. Troviamolo. Cioè, ovvio che comunque ha subito una sorta di trauma. Cos'è questo? È viaggio nella mente questo. Appartamenti Cries, 11 dicembre 2054, alle 5 di pomeriggio. Beh, parte bene la missione, dai. Avvertito dai suoi amici terroristi, l'infiltrato si era preparato. Aveva dei robot da guerra belli grossi. E così, le forze di sicurezza di Zurigo si sono fatte fregare. E il treno fa boom. L'abbiamo perso. È andato. Ricordi la specialista Saraol? Sarà lei la tua prossima guida. Fa tutto quello che ti dice. L'ho addestrata io stesso. È un'esperta di intelligence, fin dai tempi in cui serviva ancora qualcosa. Prima delle DNI bisognava leggere libri. All'Accademia Taylor me ne ha fatti leggere tanto. Beh, certe conoscenze vanno apprese, apprezzate. E ci vuole tempo. Tempo che spesso non abbiamo. Ok, recluta. Da qui in poi la simulazione devia dagli eventi storici. Ma non per questo sarà meno reale. Usa l'immaginazione. Immaginazione. Ti mando le sue coordinate. Cercavo di quel stabile, ma niente. Forza, non perderlo. Un attimo. Ma che è successo? Avete visto anche voi, ragazzi? Tipo, è volato. Va bene, ok. Ora capisco che ti piace a te. Comunque questo gioco è altamente buggato, eh. In moltissime cose. Riesco ancora a vederlo. Adesso? Il bersaglio sta violando i talon svizzeri. Che cosa significa? Che ha paura. Se non è davanti a un computer... può solo significare che anche lui ha una DNA. Sei in gamba, recluta. Datti una mossa o lo perdiamo.
Il bersaglio è fuggito. Riproviamo. Ma che cavolo? Il bersaglio sta violando i talon svizzeri. Che cosa significa? Ah, bastava andare giù così. Vabbè. Se non è davanti a un computer. Bene così. Anche lui ha una DM. Sei in gamba, recluta. Il bastardo si muove ancora. Usa quel cartellone per oltrepassare il treno Maglev. Sono morto. Un treno mi ha fatto fuori. Usa quel cartellone per oltrepassare il treno Maglev. Figata. Distruggili. Ok, andiamo giù. Un po' goffa la... Preso, sì, adesso. Adesso muoio. Non è andata bene, eh? Temo che il nostro bersaglio finirà all'altro mondo nel giro di 15 secondi. Non deve accadere. Prima ci servono le informazioni. Dubito che sia nelle condizioni di parlare. Non deve parlare. Ha una DNA. Proteggendole con vari protocolli di sicurezza, la DNI registra e archivia le esperienze vissute dal suo proprietario. Solo in casi molto estremi è possibile estrarre queste informazioni con la forza. Puoi introdurti nei ricordi delle persone, nei pensieri, nel subconscio. In questo modo scoprirai i piani dei terroristi. Ho la sensazione che ci sia un... Devi sapere che questa procedura è molto traumatica per il soggetto, al punto che l'ingresso nel suo subconscio può indurre la morte cerebrale. Ucciderlo. Mi sembra molto Inception adesso, però. È un brutto però. Modo di morire. Tanto morirà comunque, l'hai detto tu stessa. In più è un terrorista di merda. Poco fa non sapevi niente. E adesso? So dove sono. Usano i vecchi tunnel ferroviari per pianificare l'attacco. Gli svizzeri hanno impiegato settimane per scoprire tutto questo. Secondo te cosa sto per dire? Risultato? Il treno fa boom. Sai prendere decisioni difficili quando devi. Ora possiamo andare avanti. Quindi mi sta dicendo che sono più bravo. Cioè, in poche parole, questo il fattore. Qui ci sparano addosso! Dove sono i nostri rinforzi? Gli svizzeri avevano rintracciato i terroristi qui. Stavolta è andata ancora male. Sei ancora qui, eh? Cazzo. A questo punto dovrò dare quel centone a Diaz. Il simpaticone e lo specialista Maretti. Ti farà capire che ora puoi fare il culo a tutti come ti pare e piace. Ricorda che ci manca l'ultima tessera del puzzle. Come cazzo hanno portato gli esplosivi sul treno? Quindi è tutto a posto? Quando sarà finita? Mi dovrai un centone. Addirittura. Come sai, noi Black Ops abbiamo il vantaggio di poter accedere a tutte le nuove armi sperimentali. Senza armi non si può combattere di certo, ma con la DNI
la tua mente diventa l'arma più potente. Facciamo casino. Hai una nuova cyber abilità con cui giocare. Immolazione. Provala contro Quirrell. Perché mi sbaglio? Credo che comunque è davvero un tasto di merda per mettere una salvabilità, cioè di premere contemporaneamente nello stesso momento. Non è affatto semplice. Sta me figa, eh? Inizia a piacermi. Direi è molto molto facile da usare. Puoi scegliere il tuo equipaggio sul nemico. Ok, ho caricato un'altra cyber abilità nel tuo nucleo. Rilascia uno sciame di nanodroni incendiari Firefly. Bene, cambiamo un po'. Scegli un'altra abilità cybernucleo. Falli volare e vedrai di cosa sono capaci. Sto sciame non mi piace più di tanto, mi piaceva più quella di prima. Di te un vero soldato. Ottimo. Allora, posso personalizzare. Allora, userei Mikuda, va bene, dai, va bene tutto. Fornimento. Ok, vediamo la porta. Usano dei fumogeni. La visione avanzata è utile quando sei al buio o in mezzo al fumo. Visto che roba? D'ora in poi non avrai più paura dell'uomo nero. Vai così! Non posso cadere! Eccoli! Robot nemici in arrivo dalle pareti. Cosa che aveva trovato che sta facendo? Il fornimento. Dovevo usare l'altra specialità, poi mi sono sbagliato. Perfetto. La festa non è finita. Andiamo.
Ci sono dei robot sopra quel vagone! Distruggili! Ho un regalino per te! Ottimo, grande. Allora. Domani. Oh, non muoio mica comunque. No, sono morto. Non mi fa respawnare. Da qua. Allora, ok, salviamo. E niente, salviamo e usciamo. Niente, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Per oggi è tutto, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi.